Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Sono Lorenzo e quest'oggi sostituirò Giuseppe nel video di analisi e pagelle di Dinamo Zagabria Milan. Prima di iniziare però, come al solito, vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube. In più, se volete rimanere aggiornati poi 24 ore su 24 sul mondo Milan, vi invito a seguirci prima sui nostri canali social, quindi TikTok, Instagram e Facebook, ed anche sul nostro sito ufficiale www.acmilaninside.com. Ok, partiamo ad analizzare la gara di martedì sera, che si prospettava essere molto ostica per questo Milan, non tanto per la forza e la qualità dell'avversario, ma per l'ambiente nel quale gli uomini di Stefano Pioli andavano a giocarsi fetta della qualificazione agli ottavi in Champions League. Il Milan comunque è riuscito ad imporsi per 4-0, anche se i primi minuti di partita si è lasciato intendere, insomma, che la Dinamo Zagabria potesse dire la sua ed infierire e mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Stefano Pioli, anche perché in diverse occasioni sono presentati di fronte a Tatarusano anche in maniera abbastanza pericolosa, senza però mai inquadrare realmente la porta. Il Milan però dal 20° minuto in poi inizia ad uscire, imporre il proprio gioco, i propri ritmi, concludendo a porta e impensierendo anche in diverse occasioni Livakovic, vedi con Kier, vedi con De Catalare e vedi poi anche soprattutto col colpo di testa di Giroud. Però il momento clou del match arriva al 44° minuto, quando i rossoneri sbloccano la partita, e da lì comunque la serata croata per gli uomini di Stefano Pioli è praticamente in discesa. Tonali pennella una pala splendida verso Gabbia, il quale deve semplicemente abbassarsi e insaccare il gol del momentaneo 1-0. Livakovic battuto e Gabbia segna il suo primo gol ufficiale con la maglietta del Milan, gol che comunque dà serenità e fa respirare i rossoneri, che possono andare al riposo con un vantaggio importante che poi verrà ipotecato nel secondo tempo. Sì, perché il secondo tempo si tinge di rossonero. Praticamente la Dinamo Zagabria non riesce mai ad uscire dalla propria area di rigore, tranne in diverse occasioni, ma il Milan apre con Leao, continua con Giroud e chiude con un mezzo velo di Giroud che propizia l'autogol anche abbastanza goffo di Ljubicic, che detta il 4-0, che poi sarà il risultato definitivo del match. Il Milan comunque doveva arrivare al Maximir, e vincere. Maximir, uno stadio che comunque non era semplice, visto che quest'anno in Champions League ci ha perso il Chelsea e ci ha pareggiato il Red Bull Salisburgo, e quindi ed è grazie anche al fortino del Maximir che settimana prossima la Dinamo può giocarsi una retrocessione in Europa League allo Stamford Bridge contro il Chelsea. Comunque una vittoria che risulterà essere decisiva, ci si augura, ai fini della qualificazione agli ottavi di finale del Milan in questa edizione di Champions League, ottavi che mancano dal 2014. Ovvio, aver vinto contro la Dinamo Zagabria significa aver messo gran parte della qualificazione in saccoccia, ma settimana prossima i rossoneri ospiteranno a San Siro un Salisburgo giovane, ma soprattutto con leggera esperienza europea in più rispetto ai rossoneri, che insomma giocherà la partita della vita pur di poter qualificarsi nuovamente agli ottavi di finale. Però i rossoneri avranno a disposizione due risultati utili su tre per passare il turno, ma questo non significa niente, perché l'obiettivo sarà vincere ed ipotecare definitivamente la qualificazione e il ritorno agli ottavi di finale dopo quasi 10 anni. Adesso andiamo con le pagelle. Possiamo immaginare, insomma, che i voti sono tutti quanti buoni, vista la prestazione del Milan di martedì. Ovviamente andremo ad analizzare reparto per reparto, andando a prendere in considerazione anche le rispettive sostituzioni dei giocatori di cui andremo ad analizzare la prestazione. Iniziamo con Tatarusano 6,5, prestazione autorevole del rumeno, che alla fine ha rischiato veramente poco martedì sera al Maximir, però quelle volte che è stato chiamato in causa non ha avuto mai problemi a rispondere presente. Forse la miglior prestazione da quando è in rossonero, se la gioca con quella di sabato contro il Monza. Adesso andiamo ad analizzare i quattro in difesa, uno migliore dell'altro sinceramente, anche perché, ripeto, nonostante le qualità dell'avversario non fossero chissà quanto altisonanti, hanno comunque dimostrato di essere una linea di difesa abbastanza solida e di qualità. A destra ha giocato Kalulu, al quale abbiamo dato un bel 6,5, Pierre è riuscito anche in diverse occasioni a
spronare e ad appoggiare la fase offensiva dei rossoneri, non rischiando praticamente mai le avanzate di Orsic e del terzino che si trovava, del terzino della Dinamo Zagabria, ovviamente, che si trovava sulla sua fascia. Come al solito, che lo metti centrale e lo metti terzino, Kalulu ti offre una prestazione autorevole, ed anche oggi ha dimostrato che, almeno anche martedì sera, ha dimostrato che l'assenza di Davide Calabria non potrà pesare più di tanto a questa formazione. Partiamo adesso di Simon Kjær, giocatore che, al quale abbiamo dato anche a lui 6 e mezzo. Non ci aspettavamo una prestazione del genere da parte del danese. Più che altro perché ricordiamo che è tornato da poco a un infortunio importante al crociato, è tornato da poco a un infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori in diverse partite di campionato nelle ultime settimane, e quindi alle volte palcoscenici europei possono ritorcersi contro ai giocatori che non sono al 100% in ambito di condizione fisica, ovviamente. Però il danese ha dimostrato di esserci, di dimostrarsi essere ancora una volta affidabile, perché non soffre praticamente mai né Pektovic e né poi Dermic, e continua ad imporre, ecco, la sua fisicità e la sua esperienza nella linea dei quattro di difesa. Poi c'è Gabbia, ovviamente 7, uno dei migliori in campo. Il gol è solo un qualcosa in più, ecco, ma che soprattutto va a premiare le ultime prestazioni di un giocatore che dalla Juve è andato solo in crescendo. Contro la Juve annichilì Vlaovic, contro il Verona, ovvio, ci fu una piccola defiance con quell'autogol un poco goffo, ma sia con il Chelsea contro Aubameyang che martedì sera si è dimostrato di avere ancora ampi margini di miglioramento, ma che soprattutto tuttora sta migliorando, e quindi il gol è stato solo una sorta di premio nei suoi confronti, anche perché è un ragazzo che non ha mai parlato a spiovere, è sempre stato in silenzio, si è sempre dedicato al lavoro, e d'altronde si è fatto anche sempre trovare pronto quando è chiamato in causa. Poi abbiamo Theo Hernandez, 6 e mezzo, nulla da dire sul capitano, che quando ha la fascia al braccio è come se andasse 1000x rispetto al solito, corre, attacca, difende, su quella fascia non ne vuole sapere niente, la ara avanti e indietro per tutti quanti i 90 minuti, non a caso a un certo punto sul 4-0 Stefano Pioli ha ben deciso di inserirgli Balotelli per farlo rifiatare e farlo preparare al meglio per la sfida di domenica sera contro il Torino. Balotelli al quale diamo un 6, una sufficienza comunque piena, anche perché è entrato in un momento della partita abbastanza morto e già indirizzato verso il Milan, non è che è stato messo chissà quanto in difficoltà, ma soprattutto non è che ha inciso più di tanto ai fini di risultato, ecco. Parlando del centrocampo, invece, prendiamo in considerazione prima Bennacer, al quale diamo un 6,5. Il Bennacer di sabato contro il Monza non aveva, come posso dire, accontentato nessuno, anche perché tornava da una febbre e si vedeva, anche era abbastanza lento in mezzo al campo, sembrava spaesato, ma ha immediatamente recuperato contro la Dinamo Zagabria. Onnipresente in realtà, dettava lui i ritmi di gioco a centrocampo, ha recuperato palloni fondamentali, come ad esempio mi viene in mente adesso il recupero su Orsic nel contropiede della Dinamo Zagabria su un calcio d'angolo nostro, addirittura ha offerto, se non mi sbaglio, lui l'assist a Rebic, che poi vabbè, Rebic non ha tirato a porta, ma su altri dettagli. Però ci stiamo rendendo conto come l'algerino sia imprescindibile per il gioco di Stefano Pioli, e come quei 3 milioni che lui chiede alla società devono essere, insomma, in un modo o nell'altro accontentati. Cioè, nel senso, è giusto che venga adeguato il contratto dell'algerino, ma non tanto per le prestazioni che sta offrendo, ma soprattutto perché oramai è diventato un vero e proprio leader di questa squadra. Ed è giusto che vada blindato, ed è giusto che vadano esaurite quelle che sono le sue richieste contrattuali, perché non chiede 10 milioni, ma ne chiede solo 3, e per le casse di un club come il Milan, che punta comunque alla sostenibilità, non è niente, cioè, veramente pochissimo. Tonali, su Tonali dovremmo aprire una parentesi, ma ovviamente non l'apriamo perché sennò non finiremo più. Tonali, diamo un bel 7,5, ovviamente migliore in campo di martedì sera, forse un poco più di Gabbia, ma non tanto perché alla fine ha offerto l'assist al difensore rossonero per il momentaneo vantaggio, ma perché veramente Sandro forse ha offerto la sua miglior prestazione da quando è in rossonero. Ala, difensore centrale, terzino, centrocampista, ha ricoperto ogni ruolo possibile e immaginabile a Maximir martedì sera, ed addirittura, oltre ad offrire l'assist per Gabbia, ha anche procurato il rigore che poi Giroud ha siglato 3-0, chiudendo praticamente la partita. Un Tonali del genere 2 anni fa nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma il Tonali dell'anno scorso ha dimostrato che quest'anno sarebbe stato
sarebbe potuto essere uno stato, sarebbe potuto essere ancora più decisivo. E in questo inizio di stagione, vedi il derby, vedi la Juve, vedi martedì sera, sta dimostrando che le promesse fatte a giugno, al momento almeno, le sta mantenendo senza alcun tipo di problema. Ho dimenticato Pobega, che è entrato al posto di Benasseri. Anche in questo caso parliamo di un giocatore con la sufficienza piena, anche perché i minuti di partita in cui è stato coinvolto, vediamo già i rossoneri sul 4-0, quindi la sua presenza, che c'era o meno, insomma, era abbastanza superfluo ai fini del risultato. Anche se Pobega aveva segnato il 5-0, che però poi gli è stato annullato per il fuorigioco di Origi di rientro. Ora adesso parliamo dei tre davanti, rispettivamente prima di Rebic, di De Ketelaere e di Leao. Rebic 6 e mezzo, sta pian piano tornando in condizione, vuole dimostrare che Pioli può fare affidamento su di lui. Settimana scorsa contro il Monza ha giocato a sinistra, Azzaggabria ha giocato a destra, anche se si è notato un po' di più, ecco, che lui preferisce predilige la fascia sinistra perché può rientrare. Ha mostrato sprazzi di grande talento, cosa che comunque Rebic ha, e non l'abbiamo mai messo in dubbio, ma quello che serve a questo giocatore è effettivamente la continuità. Però martedì ha soddisfatto tutti, partendo dal mister anche ai tifosi, almeno a me personalmente. E se dovesse tornare il Rebic di 2 stagioni fa, del post-lockdown, penso che il Milan potrebbe avere un'arma più a disposizione in attacco da non sottovalutare affatto. De Ketelaere, mettiamo un 6. Ma un 6 alla fine striminzito, perché non è pieno come può essere per i vari Tonali, perdono, per i vari Pobega, per i vari Balotelli. Ha giocato da titolare, ma non ha per niente soddisfatto, ecco, Stefano Pioli e i tifosi rossoneri. Io credo che c'è bisogno di aspettarlo. È un ragazzo che dopo l'erroraccio col Monza ha abbassato la testa e, insomma, è entrato in un mondo tutto suo. Nel momento in cui si sbloccherà, vi faccio vedere che sarà un grande, un grande, un grande giocatore. Al momento dobbiamo subirci gli sfottò di chi crede, ecco, che sia stato un waste of money, si direbbe in inglese, un affare andato non a buon fine, ma tutt'altro. Però abbiamo aspettato Tonali, abbiamo aspettato Leao, non vedo perché non dobbiamo aspettare anche il principino belga, il quale è stato sostituito da Krunic, che gli diamo una sufficienza piena, ma quel gol davanti a Livakovic è sbagliato, insomma. In altri contesti, in altre situazioni di match, ecco, sarebbe potuto essere decisivo, ma soprattutto, ecco, a sfavore ovviamente dei rossoneri. Leao, 7,5. Non ho più altre parole per descrivere il portoghese, se non rinnoviamolo, come dovremmo fare anche con Benasser. Quando entra in partita è imprendibile. E il gol che ha fatto non è tanto bello da un punto di vista realizzativo, perché alla fine è un mix di rocamboleschi contrasti, rimpalli che lo fanno arrivare davanti a Livakovic, ma è la capacità con la quale lui vuole lottare su quei palloni per arrivare di fronte a Livakovic e segnare e dimostrare di essere decisivo anche in Champions League. E martedì sera lo ha fatto. Quindi non ha messo a tacere chissà quante parole che si erano dette su di lui nel corso delle scorse settimane. Ha segnato, ha aiutato i suoi a vincere. Adesso vorrà essere decisivo anche mercoledì, pardon, contro il Salisburgo, per regalare al Milan ottavi di finale che mancano, come detto, da più di 10 anni. Poi abbiamo Messias, che è entrato al posto di Leao 6, ma anche lui, insomma, le pagelle di subentrati sono abbastanza fittizie, ma proprio per questo motivo, perché erano momenti di partita abbastanza morti. Mosci è oramai già sul 4-0. E poi Giroud diamo un 7, anche se sarebbe potuto essere un 8 se Livakovic non avesse fatto il fenomeno in determinate situazioni. Segna il gol del rigore del 3-0, che lo sblocca dopo un periodo di digiuno. Come ho detto, potevano essere anche molti più di un gol, ma 3 o 4. Però alla fine il francese oggi ha dimostrato di essere presente e di rispondere al gol di sabato di Origi contro il Monza. Quindi, semmai i due riuscissero realmente a entrare in condizione, ma non dico da un punto di vista fisico, ma più che altro proprio realizzativo, il Milan potrebbe avere a disposizione una coppia d'attacco molto, molto prolifica. Poi è entrato Origi al posto di Giroud intorno all'81esimo, 9 minuti di partita, veramente pochi per poter dire la sua, ma comunque in questi 9 minuti aveva offerto l'assist a Pobega per il 5-0, che però, come ho detto in precedenza, è stato annullato per il suo fuorigioco di rientro. Poi Pioli diamo un 7, perché Maximino non era un ambiente facile, era molto ostico, e giocare e vincere contro la Dinamo Zagabria era fondamentale ai fini della qualificazione. È stato fatto. I cambi comunque sono stati giusti per far rifiatare i giocatori in vista di domenica contro il Torino. Nulla da dire su Mister Pioli, se non:
martedì prossimo. Mercoledì, pardon, non capisco perché continuo a dire martedì. Mercoledì prossimo contro il Salisburgo c'è bisogno della stessa attenzione e della stessa capacità tecnica di analizzare gli avversari per vincere e tornare ad andare avanti ed in Champions League. Detto questo, le pagelle sono state comunque motivate, idem l'analisi. Vi aspettiamo in un prossimo video di analisi e pagelle, almeno da parte mia. Per rimanere sempre aggiornati, vi ricordo i nostri canali social e il sito www.acmilaninsight.com. Ci sentiamo nel corso di questi giorni, nel prepartita di domenica sera contro il Torino. E sempre Forza Milano.